Si va, va. Bring ya. Bring ya. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in area, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente di dietro qua con un gol alla Drogba! Bring the action. Ed è con noi il direttore del Domani dello Sport, Carlo Lazzati, buongiorno! Buongiorno Valentina, buongiorno Flavio, sono tutti gli ascoltatori, sono buongiorno, totalmente d'accordo con voi. Io spero che Carlo non ci sia con guardando. Noi. In realtà è parte sei d'accordo? Vabbè, questo è preoccupante. No, no. Sono d'accordo con voi. Ai nomi fatti da Flavio, io ci aggiungo anche Morgan De Santis. Ah, ieri... Ieri mi sono emozionata perché ogni volta, ogni tanto, per fortuna poco perché viene impiegato poco, ma mi ricordo che abbiamo un portiere che si indemonia e si sfuria con bravo, tutti quanti. E esatto. Dico, ma dove cacchio state andando? Mi avete lasciato, mi avete rimasto solo. Non si fa. Dimenticanza mia, ma De Santis, vero, assolutamente vero. Volevo metterlo nei meriti di Sabatini, che assieme, per rispondere a Lori, assieme a Garzia, sono il cambiamento di personalità Colonna, della squadra. Però Carlo, insomma, lasciamo pure a Carlo, perché ci vogliono gli uomini oltre ai ragazzi, questo lo possiamo dire, è perché ci vuole una crasi giusta tra le due generazioni. Dai, Carlo, la tua partendo dalla partita proprio, poi la ci vuole infatti il mix esatto, perché altrimenti le combinazioni, anche la chimica, non funziona mai, no? Quindi d'accordissimo, è Rudy Garcia il primo fattore. Sì. Io ieri non ero d'accordo nella formazione di partenza col tecnico francese, perché non lo so, paventavo gli come poi si è palesato. È vero, lo prevedevi, ce lo dicevi, sì sì. E a me, non devo dire la verità, in questa fase ancora non piace vedere gli Aic dal primo minuto, perché può rappresentare poi un fattore importante, come è stato contro il Verona, come è stato anche Gervinho nella seconda parte della partita contro il Parma. Mentre invece mi è piaciuto tantissimo l'applicazione di Marco Borriello, proprio è stato dal primo momento che è entrato, è stato dentro la partita, voglioso. E quello è, secondo me, l'esempio fondamentale. Quindi già adesso per Roma-Lazio io direi Totti, Borriello e Florenzi come trio di partenza. Detto questo, all'inizio è stata una Roma un po' compassata, ci ha fatto un attimo preoccupare, perché sembrava quasi di essere tornati la Roma l'anno scorso, un po' lenta, un po' macchinosa. Poi c'è anche da pensare che davanti c'era comunque un Parma messo bene, perché Donadoni è tutt'altro che uno scemo, comunque è un buon tecnico. Il fatto di aver fatto un solo punto in due partite, ha fatto un solo punto, lui assolutamente voleva comunque uscire dalle Tardini ieri con un altro punto, quantomeno per muovere la classifica, per fermare una grande. E il Parma, devo dire, che poi è una squadra che non ha proprio punti deboli palesi, nel senso che sì, gioca con Felipe in mezzo alla difesa, ci sono giocatori che magari non rappresentano il non plus ultra, però no. Ciascuno nei propri ruoli è comunque un buon giocatore. Pensate a Cassani sulla destra. Sì, il fatto che un centrale sia stato l'autore dell'assist dà l'idea che comunque qualche piede buono c'è, insomma. Sì, ma ce n'è più di uno. Lo stesso, anche i più sconosciuti, magari a quelli meno addentro, lo stesso Sansone è un giocatore che magari avercelo in rosa, cioè sono sempre giocatori che comunque quando entrano danno il loro. E la Roma è stata, poteva anche passare in vantaggio, ma è stata bravissima nel secondo tempo a cambiare l'inerzia della partita con il gol subito di Florenzi. È chiaro, un gol al 46esimo minuto cambia un po' le carte in tavola, sì. Ma la squadra poi ha dimostrato di essere una squadra. Ha detto bene Rudy Garcia nel finale di gara: abbiamo giocato da squadra, ma non con gli 11 o con i 14, proprio con tutta la rosa, ma anche con quelli che erano in panchina, che spronavano, che spremevano. E io credo che poi alla fine si vedano i frutti. In tutto questo è ovvio, ci sono secondo me due o tre personalità che sono spiccate più di tutti. La prima è quella di Kevin Strootman, che è una sorta di alieno in questo momento nella Roma, che è un giocatore pazzesco, perché cioè, ieri Marocchi nel commento di Scalo definiva uno lento, veloce di cervello. Marocchi mi ha fatto arrabbiare non poco, però un'altra partita stava sul Ternana Brescia, mi sa, sul 204. Avete detto bene, perché io ieri il commento di Gianni De Rosa e di Marocchi non è che l'abbia particolarmente gradito, tanto è vero che stava sempre lì per cambiare tra un... Dopo lo sentiremo Jerry, peraltro. Quindi ecco, teniamoci, insomma. Però lui, ecco, diciamo che si chiude con una grande partita. Roma vince a Parma 3-1 e vola in testa alla classifica, ed è prima, 3 anni e mezzo dopo, l'ultima volta. Giancarlo Marocchi,
è presto per sognare, ma oltre alla classifica il gioco dei giallorossi ad impressionare. Sì, infatti non è mai troppo presto, grande Roma, si merita la testa della classifica e a maggior ragione Rudy Garcia deve essere contento perché questa sera la Roma ha anche difeso. Perché le altre volte, ma come, l'unica volta abbiamo preso gol? Visto Marocchi, ma proprio non mi ha dato giù, no, veramente ha visto partita. Un'altra partita, secondo me. No, a un certo punto poi si è avvitato in considerazioni davvero particolari, per cui è evidente che la Roma è la prima volta che la vedeva innanzitutto. Ma non hanno colto quando poi, per carità, si può dare chiaramente la palma di migliore in campo a Francesco Totti, ma il fatto che non abbia nominato Strootman come... Stavolta sai che credo di no, io credo che chiunque abbia visto, per quanto sei, nel senso sapete tutti voi anche come io penso che non puoi non accorgerti che sia stato di un livello e mezzo, due superiore a tutti gli altri, ma proprio a tutti i 22, ma, 25. Ha detto bene, perché oltre all'assist straordinario, poi lì Totti fa una cosa pazzesca, meravigliosa, con un aggancio e mantiene la freddezza, perché sai, di fronte ad una situazione del genere, qualche attaccante può anche perdere un attimo la brocca e mandarla fuori o sul piede del portiere. Lui è stato freddissimo, però Strootman gli fa un passaggio meraviglioso. No, ma la prestazione. Non è che si vede il giocatore fantastico, quando a un certo punto prende quel pallone in mano e comincia a non poggiarlo mai per terra in attesa che l'arbitro gli dica di calciare il rigore. Io devo dire la verità, mi ha proprio dato l'impressione, io ho detto rivisto Agostino Di Bartolomei, faceva la stessa cosa Agostino, prendeva il pallone in mano, non guardava nessuno. Se lo teneva stretto in mano, stretto al petto, e aspettava l'ultimo istante per appoggiarlo sul dischetto. Poi chiaramente gliel'ha scaraventato in un modo che se poco poco ci provava, insomma, Mirante a metterci una mano, ma c'aveva almeno 40 giorni di prognosi, perché quella sarebbe stata alla fine l'effetto. Ma da capitano vero, ecco, Strootman è un capitano, non indossa la fascia perché ce l'hanno Totti e De Rossi. Ma lui è un capitano vero, perché lo è dell'Olanda, lo era del PSV Eindhoven, ed è il famoso discorso che facevamo, Flavio te lo ricorderà, quando durante il mercato dicevamo la Roma deve comprare i capitani. Maicon è un capitano di fatto, nel senso, e Morgan De Santis è un capitano dentro l'animo, Strootman lo è anche quando va a giocare in nazionale, e come dici tu Valentina giustamente, il mix diventa quello. Tu metti insieme 5-6 capitani in una squadra, 3-4 giovani di ottimo livello, un giocatore esperto, e hai fatto la chimica. E ti posso dire, Totti è anche più libero da questo punto di vista. Assolutamente, può fare il capito, cioè può anche fare se quello. Posso dire una cosa, noto ancora qualche reminiscenza di soggezione psicologica rispetto al capitano. Si sta stemperando questo malvezzo, secondo me, perché poi un po' viene naturale, un po' però ha paura di finirla. Anche ieri Miralem Pjanic per l'ennesima volta vicino al tiro, così sembrava, passa vicino al capitano, si sposta dalla palla. Capita ancora ogni tanto, è una cosa che per quanto sia buona a livello di stima, di grandissimo rispetto, di sicurezza, però non deve mai tarpare le ali poi a dei talenti che ce l'hanno nelle corde, il fatto di tirare, sì, o di poter provare. C'è un po' la cosa che ogni tanto gli prende che non tira mai, cioè nel primo tempo sembravamo il Portogallo, perché avevo perso palla lì, per quello te l'ho notato, e te lo faccio notare. Spero non sia per c'è questa cosa, c'è ancora un po' qua di timore reverenziale, che per carità è anche una cosa carina, però poi insomma in campo bisogna cercare di essere tutti insieme. Non so Carlo se l'hai notato anche tu, per piccolissimi fraseggi ormai, non è più come prima che prende ogni parola passava tutti anche di me, parla a te così mi carico la coscienza. Però no, è vero, poi più diventano importanti tutti gli altri, più, come dici bene te, Totti non è l'unico terminale. Ieri ad esempio il gioco di Donadoni, sapendo che Totti era il terminale offensivo in quel momento, ma che se poi il più alto a volte è stato Ljajic rispetto al capitano, e dicevo il gioco di Donadoni prevedeva proprio la gabbia intorno a Totti, tant'è vero che per i primi 20-30 minuti Francesco Totti ha fatto davvero fatica a giocare, perché ogni volta che toccava il pallone si trovava tre uomini del Parma intorno, con Lucarelli che lo picchiava in maniera Non gli avrei fatto venire la partita, però beh, so io. Esatto, era una in maniera sottile, non troppo evidente, ma l'arbitro guida ci ha messo un po' prima di sanzionarlo, poi addirittura Lucarelli ha perso la testa e lì meritava l'espulsione, perché peraltro, esatto, da qui possiamo tornare anche al discorso di Montella di domenica, no? Perché poi per una parola sicuramente che non va detta, è fuori posto, viene cacciato un calciatore per delle rimostranze col dito puntato contro la faccia dell'arbitro urlando per un quarto d'ora a fronte di falli, gomiti alzate, petto, anche mano sul petto, esatto, cioè, non succede niente. La mia è che in quel caso ha ragione Guida, secondo me, più che altro per il fatto della, cioè nelle due situazioni io, secondo me sbaglia De Marco a cacciare Pizzarro però è evidente che se la domenica hai fatto polemica su quella cosa, poi sei veramente Pizzarro è una parola a cui tu ti leghi, ok, ma qua è un atteggiamento per me invece da condannare, al di là delle parole, e era doccia tutta la vita, doccia perché il capitano comunque può parlare, ha detto giusto, ma non perché urlarmi in faccia, c'è un po' di anche no,
Guarda, io sono d'accordo con te, Flavio, perché Guida ha avuto più freddezza. De Marco è tra quelli più permalosi. Quello, sappiamo, Bergonzi e De Marco sono quelli in assoluto in Serie A. Se andiamo a vedere le statistiche tra partite dirette e giocatori espulsi, De Marco e Bergonzi hanno delle medie spettacolari, proprio perché sono permalosi, quindi alla prima rimostranza buttano fuori il giocatore. Guida si è comportato come un arbitro inglese. Webb avrebbe quasi preso a capocciate Lucarelli, anche avendoci il fisico soprattutto. Sì. E Guida ha mantenuto il sangue freddo e ha deciso di non rovinare la partita in quella fase, ma avrebbe potuto. E quindi questo gli va ad onore. Io vorrei che in quelle situazioni un arbitro davvero imbruttisse al giocatore, prendendolo per il collo, perché allora sarebbe quasi un legittimare poi il proprio ruolo, anziché dover subire o dover abbassare gli occhi o dover far finta di niente. Ma anche perché è stato ripreso Lucarelli a fronte di falli reiterati, continui e fastidiosi ai danni di un giocatore, che lo ricordiamo, non perché poi ci sia differenza, però secondo me non è anche vero che non c'è differenza, c'è differenza, comunque non vanno fatti in ogni caso i falli da dietro, tanto più è un giocatore che sai pure come sta ridotto, che li fa sistematici per dargli fastidio. Io capisco che è il più forte, è il centro focale non solo della Roma ma del calcio italiano barra mondiale, e lo capisco, vabbè, ho messo mondiale perché mi ha fatto prendere l'entusiasmo, però ci sta anche questo. Però intanto dovrebbe essere messo come patrimonio UNESCO Totti, quindi secondo me già chi si avvicina al problema. Ma al di là di questo, fai dei falli brutti, alzi continente i gomiti quando gli sei vicino e quindi ti prendi la faccia, e fai falli da dietro e c'ha due erni del disco. Ora dici, però vabbè, ha detto, no, sono pure cavoli tuoi, sono, però non si fa, quindi però, a un certo punto, per onestà il direttore di cronaca, dico che c'è stato un episodio che ha visto protagonista Pjanic, che si è rivolto in malo modo a Guida, e Guida gli ha detto stai calmo, stai molto calmo, cioè anche lì non l'ha ammonito col cartellino, quindi evidentemente era partito concentrato per cercare di tenere a bada la partita, e comunque più aperto, apprezzabile, più aperto al dialogo. Al di là dell'alzata del fatto che abbia alzato i toni, io avrei dato un doppio giallo a prescindere dai falli, cioè, a un certo punto è fare la doccia comunque. Ma io infatti darei un voto alto all'arbitro proprio perché è riuscito a portare in porto la sfida con tutti e 22 poi giocatori sul campo, e quello gli va dato merito, perché se avete visto anche nell'intervallo lui ha accompagnato Lucarelli all'uscita spiegandogli, esatto, solo perché era anche con una faccia dura, però ci ha tenuto a spiegargli questa cosa qui. Io vorrei sempre più arbitri che parlano con i giocatori, che argomentano ai giocatori le decisioni, come avviene in Inghilterra, e molto meno plateali nei gesti, come ricordavi te, Valentina, appunto, con De Marco, che per una parola sentita da Pizzarro 10 metri più là c'è sempre dissonanza. Peraltro, insomma, un Parma che, per quanto abbia fatto secondo me una buonissima partita, è stato per grandi tratti, soprattutto quando era in difficoltà, molto smanaccione, dove non arrivo con la gamba o col piede, comunque ti rompo le scatole, spinte, smanacciate. Quindi, per carità, alla fine un pochino ti urta i nervi, e l'arbitro che deve tenere sotto controllo. Peraltro ci manda un messaggio puntualissimo Alessio, dice su Guida: il giorno prima Nicky disse tolleranza zero sulle proteste. Poi, insomma, infatti quello è il fatto, cioè che nel weekend della discussione sull'argomento ci poteva stare, però Guida gliel'ha spiegato in malo modo, dice ti sei salvato solo perché hai la fascia, e quindi comunque ha voluto tenere altro, via. Sì, ma soprattutto sei capitato, io mi sento più vicino alle posizioni di Guida per come si è comportato in campo al Tardini che di Nicky, perché anche Nicky era uno di quelli più permalosi, ricordatevi quando affidava Nicky, mamma mia. Era insopportabile, non gli potevi dire niente. La stessa cosa vale ad esempio per uno come Braschi invece era quello che ti faceva parlare più, magari imbruttiva anche nei confronti del calciatore come ha fatto ieri Guida, però aveva la personalità come collina per evitare di buttarti fuori immediatamente e rovinare la partita, quindi meglio che ci siano arbitri di questo genere, bando ai permalosi. No, mi permettete invece una cosa, perché abbiamo parlato di Strootman, mi stavo dimenticando di un giocatore importante che ieri ha disputato una partita super, secondo me anche a un certo punto claudicante verso il finale, che è Mehdi Benatia. Sì, per favore, guarda, l'abbiamo fatto in parte noi, ma lasciamo a te un po' un ritratto, perché se lo merita questo ragazzo. Se lo merita tantissimo, ragazzo molto intelligente, poi è uno che quando deve dare un merito all'arbitro glielo dà. Ieri è stato preso 3-4 volte dalle telecamere a dire bravo a Guida, perché aveva interpretato perfettamente un fallo di fondo e non un calcio d'angolo. Ma soprattutto è la dimostrazione di quello che dicevamo: si può giocare a pallone senza Marquinhos, la Roma lo faceva fino a un anno fa, e si può giocare a pallone dopo che è partito un giocatore del genere, perché li trovi comunque i difensori bravi sull'anticipo. Magari, ecco, a livello stagionale prendi 3 gol in più perché è Benatia e non è Marquinhos, chi se ne frega. Però tanto comunque sia ha incamerato dei soldi, tanto comunque sia il rendimento generale poi alla fine è lo stesso, e le cose non ti cambiano. Io credo che Benatia sia un ottimo difensore. Sì. Io ne ero convinta prima e sta confermando. Guarda Carlo, ce l'hai 5 minuti dopo il break? Proprio 5-5. Allora, proprio ci fermiamo, poi facciamo così, senza metterti fretta. Ci fermiamo perché c'è ovviamente il... perché c'è la viabilità a quest'ora. Sì, ovviamente. Lasciamo un po' di consigli per chi si sta muovendo in città e ti riprendiamo subito, Carlo. Resta lì.
Perfetto. E rieccoci in diretta, riprendiamo subito il direttore del Domani dello Sport, Carlo Lazzotti. Carlo, rieccoci eccoci, con te. Eccoci qui di nuovo, buongiorno. Allora, noi intanto qua siamo tra di volatili. Comunque, finiamo di commentare Bennacer, perché non volevamo metterti fretta sul commento, perché secondo me se lo merita tutto questo giocatore. Dicevamo comunque puntualissimo, un grande, secondo me un buonissimo acquisto. Che se ne dica, è stato tanto criticato, ma in realtà veramente tre partite non ha sbagliato un minuto. E poi il ragionamento sul fatto che si gioca il pallone senza Marquinhos. Sì, tra l'altro. Sì, perché alla fine poi ci creiamo i miti, cioè i giocatori che non possono giocare a pallone. Intanto ricordiamo sempre che Marquinhos ancora non ha fatto neanche un minuto nel Paris Saint Germain, c'è cioè il big match contro il Monaco nel weekend e lui non lo giocherà perché in questo momento purtroppo è fuori per malattia. Quindi la Roma non l'avrebbe neanche avuto in questo periodo dell'anno. Io continuo a dire che, e questo va dato merito a Sabatini, è stato un colpo geniale di mercato. Poi magari farà una carriera straordinaria, sarà il nuovo Aldair del Brasile. Però si può fare anche a meno di lui, lo abbiamo dimostrato, lo sta dimostrando Mehdi Benatia, che ieri è un giocatore umile, ieri senza far vedere cose straordinarie, sempre mantenendo la calma, l'umiltà, eccetera, lui ha... A me mi ha conquistato dopo Roma-Verona, Carlo, quando ha detto io il 26 maggio non c'ero, ma è come se avessi perso con loro, quindi dobbiamo riscattare quella sconfitta. Bravo, sconfì. Bravo, hai detto una cosa saggia e santa, caro Flavio, perché... Sai che cosa colpisce di questi giocatori? Abbiamo parlato del fatto di essere capitani in alcuni casi, no? Colpisce l'intelligenza. Sì, cioè, sì. La Roma quest'anno, e Sabatini, torniamo sempre quindi al merito suo, è riuscita a mettere insieme tutta una serie di giocatori che hanno il cervello. Che Santis, non è poco. Benazia, e non è poco, Maicon, Strootman su tutti, poi perché... Forse se andiamo a cercare il pelo nell'uovo di questa squadra, lo possiamo fare oggi, da prima in classifica, e quindi in tempi non sospetti, quello che manca ancora a questa formazione è il cervello in due giocatori importanti che sono i laterali, che sono Gervinho e Dijic, perché stanno dimostrando che magari quando partono al primo minuto sono molto meno decisivi di quando invece possono entrare a mezz'ora dalla fine, come si è visto contro il Verona, contro appunto il Parma, e sicuramente manca la serenità e la tranquillità in Balzaretti, che è l'elemento che in questo momento... Là mancano proprio i piedi, mi sa, però, più che... Non credo che sia un fattore di piedi, credo che sia proprio un fattore di tranquillità. Ieri lo vedevo quasi sempre terrorizzato. E quello chiaramente trasmette poi, in tutta la catena difensiva, problemi a Castagna che gli sta vicino, a De Santis che deve governare la difesa da dietro, a chi gli sta davanti, perché se Balzaretti trasmette quello, immaginate Ljajic che sta sulla sinistra davanti a lui... come può gestire la situazione, visto che già non è nelle sue corde con una volta perso il pallone andare a rimettersi sotto palla, già non è nelle sue corde andare ad aiutare l'esterno basso quando la squadra è in difficoltà, ma lo deve fare a maggior ragione proprio perché da quella parte la Roma soffre, quindi andando a identificare quelli che ancora possono essere i problemi da migliorare, ce ne sono ovviamente, perché secondo me la Roma non è neanche al 70% del suo potenziale quello sì. Guardate che vi dico. Andando a vedere, ecco, lì si può andare a incidere, cioè sul cervello di Ljajic e di Gervinho nel fargli capire quello che serve effettivamente in un frangente di gioco. Sì. Ieri Ljajic ha sbagliato tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Gervinho fino a rigore aveva sbagliato anche lui tutte quante le ripartenze, le soluzioni offensive. E bisogna andare a incidere su Balzaretti. Cioè, e là chi lo sa che Torosidis, che in teoria è un altro capitano, potrebbe magari, qualora bravo, venisse recuperato, potrebbe diventare... E ricordiamo che Torosidis può giocare tranquillamente a sinistra senza alcun problema, senza snaturare la Roma. Detto che secondo me in alcune partite, soprattutto dall'Olimpico, se tu stai 2-0 alla fine del primo tempo, e ce ne saranno, probabilmente la Roma comincerà a segnare anche nel primo tempo, no? Prima o poi, speriamo che cominci accada magari presto. Da questo weekend, esatto. E può giocarci Dodò, alla fine Dodò in un momento in cui la squadra, sì, ecco, anche lui, torniamo al discorso del cervello, della giovane età, deve imparare però ad essere funzionale alla squadra. Sì. Questi sono i margini di miglioramento della squadra, guardate che non sono pochi, perché nel momento in cui sia Ljajic che Gervinho o Dodò stesso, se dovesse giocare, cominceranno a fare la cosa giusta al momento giusto, diventa una macchina da guerra. E tanto poi ne parleremo sicuramente in avvicinamento al derby, anche di formazione, di possibili singoli ne parleremo diffusamente in questa settimana. Comunque, direttore, Kevin Strootman. Sì, Kevin Strootman. Oggi mamma è in edicola il Domani dello Sport. Ah, pensavo Kevin Strootman. No, magari io andavo a prendere, nel dubbio. Sì, oggi è in edicola. Oggi è in edicola, oggi quindi è in edicola con la Champions, che ricordiamoci questa sera, ore 20:45. Apertura su? Deve diventare l'apertura sulle italiane, con la Juve che dovrebbe andare a vincere a Copenaghen. Nel pronostico ci mettiamo anche
il gol per esempio di Napoli Borussia Dortmund, che io credo che la, di tutte quante le sfide sia proprio quella del San Paolo la più affascinante, perché mi aspetto domani dei fuochi d'artificio. E domani tutti davanti a te. Ragazzi, io ripeto, ho visto Borussia Dortmund Hamburgo. Quando si dice ma il calcio tedesco, sì, intanto andatevi a vedere questi 6-2 perché sono uno spettacolo che riconciliano proprio con lo sport in assoluto. Ma quanto gioca bene quella squadra? È una cosa pazzesca. Quando passa la metà campo tu hai sempre l'impressione che stanno per fare gol o per fasciare i pali della porta, perché poi con 3-4 giocatori offensivi di quel calcio. Dai, domani la analizziamo pure Napoli-Borussia, che tanto saremo in avvicinamento anche con le formazioni. Sì, andiamo sul pronostico. Comunque l'apertura è sulla Juve, quindi il consiglio per Copenaghen è un 2 che vale un 1,33 più o meno. Non è tanto alto, ma da accoppiare appunto a quella che è sicuramente il gol di Napoli, Borussia. Siamo d'accordo. Carlo, a domani quindi per il punto sulla Champions, ovviamente. Intanto buona giornata, grazie. Un grande abbraccio a voi. Prossimo. Ricordiamo che quella musichetta che sentiremo questa sera deve diventare proprio la stella polare dei tifosi della Roma e dei giocatori della Roma. Siamo d'accordo. Un bacio a te, grazie. Ciao ragazzi. A domani. Ciao. A domani.